Buonasera, brevemente le principali notizie, prima del dossier in treno verso il 2000 sulle ferrovie italiane. Politica interna, sono due le iniziative per tentare di chiarire la situazione nella maggioranza e per rilanciare l'attività del governo. A quella annunciata la settimana scorsa dal segretario del Partito Socialista Craxi si aggiunge da questa sera un giro di colloqui del presidente del Consiglio Andreotti con i segretari dei partiti della coalizione. Andreotti ha già incontrato Craxi, nessuna notizia sul colloquio. In precedenza Craxi, parlando al direttivo dei senatori socialisti, aveva ribadito che c'è una crisi evidente fra i partiti della maggioranza che si aggiunge alle disfunzioni, ai ritardi, al blocco dei lavori parlamentari. Infine, il segretario del Partito Repubblicano, La Malfa, che ha dichiarato che se non sarà approvata la legge sull'emittenza televisiva, il suo partito lascerà il governo. Intanto prosegue al Senato l'esame del decreto che disciplina l'immigrazione dai paesi extracomunitari. Il tempo per tradurre in legge il decreto del governo scadrà domani a mezzanotte. Contrari al provvedimento sono i repubblicani, che, come hanno fatto alla Camera, voteranno contro. Il presidente dell'Enimont, Lorenzo Necci, si è dimesso. Un gesto che probabilmente segna la rottura definitiva nella vicenda dell'intesa tra pubblici e privati per dar vita a un colosso della chimica mondiale. La decisione è scaturita al termine di una giornata di intense consultazioni. Necci si era incontrato con il ministro Fracanzani, con il presidente dell'Eni Cagliari e con il presidente della Montedison Gardini. Era stato ricevuto anche dal presidente del Consiglio Andreotti. Il caso è stato oggetto di esame e discussione al comitato Enimont e successivamente al Consiglio di Gabinetto. Sempre oggi, dopo l'audizione al Senato del presidente dell'Eni Cagliari, alcuni...